Ciao, io sono la prof Castagnetti, dietro la telecamera c'è il prof Licari e adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo intenzione di fare in questa bellissima giornata di sole. Invece che portare i ragazzi fuori a giocare a palla, stiamo lavorando con loro per una cosa nuova che la nostra scuola non ha mai fatto. Alice vi racconta di cosa si tratta. Ciao. Chi sei tu? Chiamo Alice, papà. Di che classe sei? Terza B. Ok, cosa stai facendo qui? Stiamo facendo delle prove per il progetto della radio della Vergagna. Come mai ti sei iscritta a questo laboratorio? Perché mi piacerebbe sia lavorare con i prof che lavorare a un progetto del genere. Ciao, tu chi sei? Mi chiamo Sibilla Rinaldi. Classe? Sono della terza E. Seconda, ti hanno bocciato l'anno scorso? No. Ok. Ascolta Sibilla, come mai hai voluto partecipare al laboratorio Radio Vergani? Perché mi sembrava una cosa interessante. Pensi di poter imparare qualcosa? Sì. Cosa ti aspetti? Di imparare a... non lo so. Hai mai fatto la giornalista? No. A imparare sì, ad andare a chiedere in giro informazioni. Una nuova esperienza. Come si sta senza mascherina? Bene, bene, dai. Come mai si può stare senza mascherina? Si può stare senza mascherina perché sono lontano dai miei compagni. Ok, e chi sei tu? Io sono Alchieri Filippo. E da dove salti fuori? Dalla terza B. E anche tu sei qui con noi a fare Radio Vergani. Sì. Che incarico hai svolto inizialmente? Cioè, cosa ti è stato richiesto di fare? Inizialmente mi è stato richiesto di scrivere un articolo insieme a un mio compagno su qualche attività in particolare. In questo caso l'ho scritto con Riccardo Colombo sulle gare sportive. Dov'è Riccardo Colombo? Che purtroppo quest'anno non si potranno fare. Riccardo Colombo! Come on baby! Perché? Arriva l'altra parte della coppia, l'altra metà della mela. Vieni Riccardo, spostati un po' così ci sta anche Riccardo senza maschera. Eccolo qua. Riccardo, hai lavorato insieme a Filippo? Purtroppo. Purtroppo. Ascolta, vi siete picchiati, per quello purtroppo avete litigato. No. È simpatico. È simpatico, meno male. Ma voi? In fondo, però, molto. Molto in fondo. Vi conoscevate già? Sì. Di vista. Di vista? Dov'è che l'hai visto recentemente? Molto recentemente. In classe. Ma che classe fate? Che classe fai? Terza B. E tu che classe fai? Terza B. E vi siete mai accorti di essere nella stessa classe? Sì. Ok. E fin qui. Non proprio. Colombo leggermente disoriented. Ascolta, Riccardo, ci raccontava Filippo che vi siete occupati di parlare delle gare sportive. Sì. Perché questa attività è importante all'interno della nostra scuola? Perché è importante il movimento e poi la nostra scuola si occupa appunto tra i vari progetti extrascolastici di mantenere attiva la fisicità dei bambini, dei ragazzini che appunto si stanno sviluppando, quindi è anche importante il movimento. E poi perché mi sta simpatico il prof Gallone. E anche questo va benissimo. Ciao belle donne, chi siete voi? Aurora Di Perna. Sofia Russo. Nome e classe? Terza C. Terza D. Ok, avete lavorato insieme voi? Sì. Vi conoscevate già o no? Sì, dalle elementari. Però non vi eravate trovate in classe insieme alle medie. Siete contente di poter fare quindi questa esperienza dopo 2 anni e mezzo in cui non condividete la stessa classe? Sì. Ma voi eravate rimaste amiche anche al di fuori delle scuole medie o vi siete ritrovati solo all'interno di questo laboratorio? Ci sentivamo però, non tanto. Invece adesso c'è l'occasione per fare qualcosa insieme. Di che cosa vi siete occupate come coppia di giornaliste? Il teatro. E cos'è che avete scoperto parlando del teatro della Vergani? Per esempio che la mia professoressa di italiano ha partecipato, che non lo sapevo, e che molti ragazzi, anche se non avevano mai studiato, hanno dato il meglio di loro durante le prove e alla fine lo spettacolo. Volevo chiedere a te invece, è possibile in qualche modo andare a recuperare gli spettacoli che sono stati svolti in passato in Vergani? Sì, sul canale YouTube. Sei andato a vedere qualcosa? Sì, abbiamo visto qualche spettacolo. Che impressione hai avuto? E i ragazzi erano trattati molto da professionisti e questa non è una cosa che capita tutti i giorni, come questa esperienza
di Radio Vergani, cioè non è una cosa che tutti possono fare, soprattutto alle medie. E quindi siete casate? Sì. Anche noi. Ciao, chi sei tu? Ciao, mi chiamo Max Imparadi. Classe? Terza G. Ok. Cosa ci fai vicino alla tua bicicletta? Niente. Volevo stare in questa locazione perché mi piace molto. È vero, è di un colore particolarmente speciale. E già il fatto che abbia usato il termine locazione. 100 punti. Esatto. 100 punti. Ascolta, uomo della location, volevamo sapere come giornalista con chi hai lavorato. Ho lavorato con una ragazza che purtroppo oggi non è potuta esserci per motivi di salute. Mm-hmm. E cosa avete fatto? Abbiamo fatto, dovevamo vedere, diciamo, intervistare alcuni prof sulle domande sui laboratori pomeridiani che si fanno nel corso di 36 ore. Quindi i ragazzi iscritti, così come si suol dire, iscritti ai pomeriggi. Esatto. Ok, hai scoperto, chiedendo in giro, qualcosa che non sapevi, alcuni laboratori di cui non eri a conoscenza? Non tanto, perché comunque io il primo anno ho fatto i pomeriggi, quindi sapevo già, avevo già un'idea su questi laboratori, quindi ho saputo qualche cosetta in più che magari non avevo scoperto, però ero già ben informato. Eri già ben informato, è pronto per fare il giornalista professionista. Se c'è una cosa che non manca in questa scuola sono le meravigliose presenze femminili. E oltre all'Antonietta, che è uno dei pilastri portanti, anche Radio Vergani ha tante ragazze che lavorano come redattrici. Lei è? Io mi chiamo Giada Bianchi. E io sono Maddalena Marcatti. Che vengono dalla classe? Io terza G. E io terza E. E vi siete trovate a lavorare insieme? Sì. Faccio la domanda di rito, vi conoscevate già o è stata in questa occasione? Sì, ci conoscevamo già. Che bello, vanno all'unisono, due cuori e un'anima sola. Coro, volevo sapere se l'articolo che vi è stato assegnato vi ha interessato. Sì, a me mi è interessato molto perché abbiamo scoperto delle cose che magari non sapevamo. Di cosa dovevate occuparvi? Ci dovevamo occupare di musica e infatti siamo andati in giro per la scuola ad intervistare vari professori oppure abbiamo scritto anche delle email. Cos'hai scoperto, Bianchi, che non conoscevi? In che cosa erano laureati dei prof e che strumenti suonavano. Mm-hmm. E tu cosa hai trovato di interessante? Io ho scoperto prima di tutto che il prof Licari è laureato in trombone e invece pensavo che era laureato in chitarra elettrica. E ho trovato interessante anche sapere magari le altre classi, i programmi. Ciao, io sono Bea Caetagine, sono della terza A. Io sono Giulia Armari, della terza A. E questa coppia di giornaliste di cosa si è occupata all'interno di Radio Vergani? Allora, siamo occupate in pratica i docenti volontari in pensione vengono a fare un progetto a scuola di volontariato per aiutare i ragazzi in difficoltà che hanno difficoltà a trovare il proprio metodo di studio e anche i ragazzi stranieri che magari arrivano in Italia da poco e non sanno parlare ancora l'italiano. No. E che cosa fanno questi ex prof? Appunto aiutano questi ragazzi con delle difficoltà e noi li abbiamo intervistati a scuola durante le lezioni e ci sono stati anche molto d'aiuto, sono stati molto disponibili. E appunto aiutano questi ragazzi in modo gratuito e appunto aiutano tutti questi ragazzi. Ciao ragazzi! Ciao! Chi siete? Davide Caldarelli. E Vladimiro Dessadro. Classi? Terza D. Terza D. Quindi compagni di classe, anche compagni di banco? No. Ma in questa occasione compagni di redazione. Esatto. Come mai a Radio Vergani? Io sono venuta a Radio Vergani perché sapevo che tutti i corsi che ha fatto questa scuola erano venuti bene e quindi ho voluto provare. E tu, Davide? Io perché è un'esperienza che non ho mai fatto, fare giornalista, e quindi volevo provare. Ok, di cosa vi siete occupati questa settimana? Ci siamo occupati del giardino intorno alla scuola e del Parco Gezzi, quindi del contorno del nostro polmone verde, come abbiamo intitolato il nostro argomento. Siete pronti a registrare? Sì. Anche noi, non appena arriva l'attrezzatura, anche noi. Sibilla, non sei più da sola, chi è la tua compagna? È Stefania Bellini. Stefania, da che classe vieni? Terza E. Ok, quindi sei in classe con Sibilla? Sì. E insieme avete voluto fare questa esperienza, di cosa vi siete occupate voi come coppia? Ci siamo occupati della libreria che sta in piedi grazie a dei genitori che vengono qua ad aiutare. Ed è una cosa che ho scoperto che ci sono veramente molti libri, anche con audiolibri, oppure abbiamo anche dei CD
E anche film, DVD, sì. DVD, vero? Ok. Hai già usufruito personalmente della biblioteca negli anni scorsi? Io personalmente no, ma la nostra classe in prima ha usufruito prendendo dei libri di Wonder per narrativa. Per narrativa. Secondo te perché quest'anno ancora non puoi prenderli? Per causa del Covid, che purtroppo non possiamo toccare i libri cartacei visto che non si possono disinfettare. Manca poco, dai, forse fra poco tornerete a mettere le mani sulla parola scritta. Chi è questo ragazzo al centro tra due belle ragazze? Francesco De Lucio. Da dove salti fuori? Dalla terza C. Dalla terza C. E voi due chi siete? Matilde Somma Campagna. Claudia Trevisol. Che vengono dalla? Terza B. In coro. Allora ragazzi, non avete lavorato tutti insieme, avete fatto cose diverse. Francesco, cosa hai fatto tu per la puntata che di qui a poco andremo a registrare? Ho lavorato sulle attrezzature scolastiche. La nostra scuola è ben attrezzata o no? Molto ben attrezzata. Cosa hai fatto? Il giro della scuola per provare a contare ciò che abbiamo? Anche. Che impressione hai avuto insieme al tuo compagno con il quale hai lavorato? La nostra impressione è che la scuola è molto ben fornita, anche se l'eccessivo numero di computer può dare problemi alla rete internet. Confermiamo. Voi ragazze di cosa vi siete occupati? Matilde? Io ho fatto una presentazione generale della scuola e abbiamo presentato in generale la scuola, le aule, i professori e chi siamo. Ma soprattutto i ragazzi che sono i protagonisti. Claudia, se tu dovessi parlare con un ragazzino di quinta elementare, gli consiglieresti di venire a iscriversi in Vergani o glielo sconsiglieresti? Sì, glielo consiglio. Quali sono le cose, diciamo, è brutto dire le cose, ma diciamo dagli aspetti della Vergani che secondo te vale la pena sottolineare come positivi? Le cose migliori che ci sono in questa scuola? Non ti viene in mente proprio nulla? Che cosa triste, che cosa, come dite voi, cringe. Scherzi a parte, ci sarà qualcosa di buono in questa scuola? La radio, per esempio. Assolutamente. E poi? I professori. Si chiama in latino captatio benevolenti. Un giorno scopriranno cosa vuol dire. Ok, a parte noi babbioni. Sei contenta di essere in Vergani? Sì. Vieni volentieri la mattina? Sì. È già tanta roba. Sembri convintissima, c'è un sì partecipatissimo. Però il sorriso c'è tutto. Niente! Zitti! Presentazione? Silenzio perché sennò non inquadrarla, si vede? Sì. Filmami, no, si vedono i ragazzi, filmami. Silenzio! Dimmi via. Da mo' che è partito, vai. Ciao! La vai. Sezione femminile, aspetta, sta tirando sulle tapparelle, questa la tagli. Ecco, questa qua finirà nelle parti che fanno ridere. Anzi, finirà proprio nel video. Praticamente registrava, vedete che c'è una, dov'è? No, c'è una lampadina rossa qua. Ok, questo vuol dire che sta registrando. C'era la prof che ogni tanto diceva, dai, 3, 2, 1, via. Rosso c'è scritto reg. Ma che ne so io? Dio, guardavo... Io sono Bianchi. Io Maddalena Marcante. C'hai anche un nome, Bianchi? Hai un nome o ti chiami solo Bianchi? Giada, l'ha detto. Ah, ha detto Giada. Sì, io ho capito Giada. Il suono, ho sbagliato tutto, rifavo. Ma no, è bello perché fa ridere. Perché faccio figurare. Piero, adesso non vi chiedo chi sei, vi presentate da sole. Ciao, io sono tatatà della classe papà. Io sono papà della classe papà. Pronte? Sì. 3, 2, 1. Un po' distanti. Se ne va la macchina. Questo baldo giovane... Dai, andai a ridere. Che problema c'è? Ridi, ridi. Ok. Non fate rumore più piedi. Pronti? Già c'è la ridere acuta. Pronti? 3, 2, 1. Chi è questo baldo giovane al centro? Chi sei? Ah, sei tu il baldo giovane. Guardati dietro, vedi se c'è qualcuno. Non c'è nessun okay. Baldo e nessun giovane. Non avevo capito. Okay. Rifammo. Questa però tieni buona sì, bella. Sì, sì. Allora... Mito, mito,
Spezzo. Ma guarda che potete anche ridere, cioè non siamo mica in gara. Tu ridi, cioè lo sai chi c'è dietro, puoi anche ridere. Scusate, voi invece no, casino no. Ma io però rido troppo facilmente. Anch'io. Vabbè, facciamoci quattro risate. Famose quattro risate. Lei non mi ha visto durante educazione fisica. È meglio che tu abbia la maschera, no? Ok. Silenzio. Tre, il Baldo Giovane sei tu. Ah, ok, posso. Tre, due, uno.